Bentrovati a Famiglia e Chiesa, spazio di approfondimento, riflessione e testimonianza. Parleremo oggi di famiglia e malattia, famiglia e sofferenza. Eh, abbiamo in studio due ospiti che ci portano la loro testimonianza di vita vissuta, di sofferenza vissuta da vicino. Un benvenuto alla signora Daniela Deserti, grazie yes. di essere con noi. e a Don Gianni Toni che è assistente Unità Alzi per il Lazio. Buongiorno. Grazie di essere qui. Signora Daniela, lei eh, ha una storia complicata, una storia di vita familiare eh, che mi raccontava, è fatta di diverse tappe, tappe di buio, eh, tappe di maggiore speranza e fede, ma è tutto iniziato quando era lei molto giovane con una figlia molto sì. giovane. Sì, allora tutto è iniziato con una mia figlia che con una gravidanza a 16 anni e una nascita di questo bambino dove io avevo 39 anni e infatti pensavano che fossi la mamma al bambino Gesù quando andai a trovare il bambino. Mia figlia allora era molto piccola, stava molto male in questa situazione, in questa gravidanza, per cui non, siamo, non, non abbiamo mai avuto il sentore che lei fosse incinta, pensavamo che avesse qualche malattia grave, tant'è vero che siccome eh, aveva forti mal di testa, pensavamo avesse un tumore in testa, al cervello. Per cui abbiamo iniziato tutta una serie di esami per vedere che cosa avesse effettivamente. Fino a distanza di due mesi arrivavamo a fare un ultimo esame. Ho detto, va bene, ne abbiamo fatti tanti, non è uscito nulla. Proviamo a fare anche questa ecografia pelvica. Facendo questa ecografia pelvica il medico mi, mi disse, signora, vede niente. Quando mi disse così io pensavo già a un tumore, ecco, non stava in testa, ce l'ha. Uh, nel, nelle parti sì. eh, intime quindi io ho detto quindi io convinta che avesse un tumore mi, mi giro e gli faccio preoccupata no dottore, cioè io non vedo niente dice signora ma è possibile che non vede niente? gli ho detto guardi eh, lei continua a dirmi questo e io le dico non vedo niente e questo mi si è un po' alterato mi dice signora guardi che sua figlia ha uno stato interessante di almeno tre mesi capirai mi dice tre mesi sì. rimango un attimo così nel frattempo che io rimango in questo modo, mia figlia ehm, inizia a urlare, quindi ha avuto una crisi esterica fortissima, inizia a urlare, che arrivano tutti i medici, infermieri, eh, e questo mi esigena, mi fa sì, ma perché non lo sapevate? Ho detto no, cioè io sono venuta qua per vedere quello che avesse, siccome sono due mesi che sto girando perché mia figlia sta male, se sapevo che era incinta gli avrei detto, mi faccia un'ecografia pelvica perché voglio vedere a che stato di gravidanza sta e così è andata avanti. Insomma, praticamente lei era già al terzo mese di gravidanza, aveva cominciato a dire che non lo volevo, non lo volevo. Mi ha fatto "Valentina, mamma è contro l'aborto, lo sai, insomma. Però se tu vuoi, non vuoi questo bimbo, io accetto anche questa cosa, ma ricorda che un giorno, eh, un giorno te ne pentirai di quello che stai facendo. Pensaci bene". Nel frattempo mamma comunque vede quello che può fare. Sua figlia il, aveva 16 16 anni, 16 anni, anni compiuti aveva 15 anni aveva quando è rimasta incinta perché poi ha fatto 16 anni a dicembre. Daniele è nato a febbraio e, quindi: una gravidanza sofferta, sofferta? Difficile. Sì, 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 bruttissima perché lei è nata con una gestosi questo bambino. Quindi, però, voglio dire questo particolare che è importante. E, allora io andavo dal mio medico perché in Italia al terzo, dopo il terzo mese di gravidanza non facevo un abortire perché io dovevo andare all'estero, vado al mio medico e il medico diceva no non ti preoccupare perché lo fanno tutti eh, vai in Inghilterra, adesso ci penso io ti programmo tutto il fine settimana, vai in Inghilterra in questa clinica specializzata fai il weekend a Londra e ritorni in Italia e sta tutto a posto, costava 2 milioni e 800 lire per quindi, abortire. Sì, bravo, abortire. Quindi ti aspettavano quando scendevi a Londra con l'ambulanza, entravi in questa clinica privata e poi la domenica ti riportavano e ritornavi a casa. E, quindi io andai, io ho detto a medico, va bene, procedi, vedi tutto quello che vuoi fare perché lei prima di partire mi viene vicino, mi abbraccia, mi fa mamma, forse è ragione te, me lo tengo piramide, mi sono abbracciata, mi me sono messa a piangere Io ho detto, vedi Valentina, ci cioè, detto vedrai che c'è mamma, tu non ti devi preoccupare di nulla, mamma sta vicino a te, e è il primo che è, quindi è iniziata già anche una tragedia familiare perché mio fam il mio marito, il mio ex perché ora sono divorziata e il mio ex a quel punto ha cominciato a odiarmi anche perché non l'ho fatta abortire, la mia suocera all'epoca non, mi non mi parlò per un anno perché avevo disonorato la famiglia e quindi Tutto perché, perché non avevo deciso di farla abortire. E quindi ho detto non mi interessa niente, è mia figlia, ci penso io, non vi preoccupate. Abbiamo iniziato tutta una serie di esami, di ecografie particolari, eccetera, fino a che Daniele è nato a sei mesi e mezzo perché mia figlia l'ho dovuta ricoverare una, un pomeriggio che sono andata, eh, aveva questi forti dolori di testa, per cui vado da questa amica che, che era farmacista, gli misura la pressione, e mi fa Daniela ricoverala immediatamente perché per me è una gestosi, ha la pressione a 170-110, sbrigati a ricoverarla in ospedale perché chiamo mia madre, tutto di corso andiamo in ospedale io sono andata, allora io all'epoca abitavo a Pontinia, una città vicino a Latina e sono andata a Terracina perché già eh, con l'altro figlio che era morto prima all'ospedale di Latina non ci volevo entrare All'epoca erano costretti a, a chiamare anche l'ospedale più vicino, però mi aveva già assicurato che siccome il bambino al di sotto di un chilo non hanno terapia intensiva, devono rifiutare per forza l'ospedale di Latina. E invece non è stato così, hanno chiamato Latina, Latina ha accettato. Quindi sua figlia, sei mesi e mezzo di gravidanza, eh, ha partorito un bambino in un ospedale, in un ospedale che, che non era attrezzato. Che non era attrezzato. Che non era attrezzato. È nato Daniele bene perché piangeva mentre, eh, mentre è nato, che me l'hanno portato a far vedere subito. E, però, dopo mezz'ora, mi chiamano, mi dicono: Signora, venga a vedere il bambino perché lo stiamo trasferendo al bambino Gesù. Al che io chiedo scusatemi, a cioè mezz'ora fa mi avete detto che il bambino stava a posto, me l'avete portato, piangeva, non c'erano problemi, perché lo spostate? No, no, per maggior sicurezza, Signora. Ma non mi avevano detto la verità. Io la verità l'ho scoperta quando sono venuta a Roma, dopo 72 ore di prognosi riservata, perché Valentina aveva 72 ore di prognosi, quindi ho aspettato che sciogliessero la prognosi a lei e sono venuta dopo a Roma. Quando sono venuta a Roma ho trovato la sorpresa in cui il professor Zalesi della terapia intensiva del bambino in Gesù mi disse «Signora, lo sa perché è venuto il bimbo?» Io ho detto «No, per maggior sicurezza». dice «No, signora, ha fatto una, prima, ha fatto una brutta crisi respiratoria al ne ha fatte altre in ambulanza e ne ha fatte tante altre bruttissime qui al bambino Gesù quindi non so nemmeno se si salvi perché per me non si può salvare il bambino e quindi questo bambino è nato con delle difficoltà eh, certo. lei è una nonna molto giovane di fatto è la mamma per questo sì, bambino sì, per sì, Daniele sì. che oggi ha oggi 18, ha 18 anni. anni infatti lui dopo tre anni che è morta la mamma ha cominciato a richiamarmi mamma cioè lui l'unica parola che, 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 che sapeva dire era mamma e morta Valentina per tre anni è rimasto a proprio e una mattina mi chiama mamma, capirai? mamma chiamo poi dopo Daniele, eh, dopo Nato comunque ci dissero che non sapevano che dovevamo aspettare perché ci voleva il tempo per vedere i danni che aveva procurato questa asfissia perché aveva preso la parte sinistra del, del cervello, quindi che trattava tutta la parte motoria e eh, motoria quindi respirazione. E declutizione, perché lui è rimasto, lui doveva dormire con a diversi cuscini e anche dovevamo stare attenta quando dovevamo darci il latte perché rimaneva soffocato. Ancora oggi ha problemi di declutizione, se lui ha tanta salivazione non riesce a ghiottirla bene. Quindi lei si prende cura di questo nipote, nel frattempo è morta la figlia, poi ci racconterà anche un po' il suo percorso di fede. Volevo sentire un pochino da. Don Gianni Toni che eh, queste situazioni le conosce da vicino, eh, certo quel caso della signora Daniela è veramente una storia piena di dolore, piena di, di eventi. Purtroppo non è l'unica. E ogni volta che io accompagno un pellegrinaggio dei cosiddetti treni bianchi che partono da Roma per andare a Lourdes o Loreto, perché è il primo incontro con Daniele. Daniela è stata a Loreto con un nostro pellegrinaggio per bambini che facciamo ogni anno a giugno. Ogni volta che andiamo in pellegrinaggio a me sempre le parole che ha detto così il Papa quando ha parlato dei santuari e ha detto che sono le nuove cliniche dello spirito. E io credo che questo è importante da sottolineare perché l'esperienza... Di Daniela, di Daniele che conosco da tanti anni, ma le tante esperienze, potrei, potrei raccontare così, dire decine e decine di storie, sono nient'altro che il risultato di un cammino di fede quando l'umano va alla ricerca del divino e quando soprattutto il divino non si è mai allontanato dall'umano, sembrano dei giochi di parole, ma non è così, è l'esperienza dell'uomo quando caduto, se posso dire, nella fragilità non fa altro che alzare lo sguardo a Dio. Ecco, lei sta parlando di qualcosa che ha a che fare con il quotidiano che viviamo e che però in questo quotidiano mette una forza, uno spirito, un di più che forse anche trasfigura questa realtà di dolore. È vero. Bisognerebbe magari, non so, citare dei documenti pontifici, andiamo a Giovanni Paolo II, la Salvifici Doloris, eccetera. Ma io credo che bisogna semplicemente guardarsi intorno, accorgersi, no? Voi siete uno di quei strumenti di comunicazione attenti a queste sensibilità. Oggi gli altri no, pensano che ci sia solo eh, so, l'isola dei famosi, idiozie del genere, ma l'uomo di oggi, l'uomo di ogni giorno. Vive una realtà diversa, vive una dimensione diversa, dove il divino non è lontano, ma è fatto un tutt'uno. In questi giorni abbiamo vissuto quello che è il dramma dell'albergo, viviamo il dramma del, dei terremotati no? e si parla degli assistenti sociali con tutto il rispetto, ma queste persone da chi vanno? Chi cercano? Io ho avuto modo di parlare alcune volte con il Vescovo di Rieti, Monsignor. Pompili, che era a Lourdes quando c'è stato il terremoto, eravamo insieme a Lourdes e quella mattina lui è sceso e ha detto Don Gianni devo ripartire, devo andare perché è una tragedia immane. E io posso dire e testimoniare che in tutte queste tragedie enormi c'è sempre una presenza costante che l'uomo cerca ed è la mano di Dio, se così posso dire. Ecco, l'esperienza della fragilità, del limite. Eh, prima ha perso un figlio, diceva un piccolino, morte bianca, sì. tre mesi. Poi questa figlia con una gravidanza in attesa. Poi l'incidente della figlia, perché sua figlia sì. è morta d'incidente incidente quando Daniele, Daniele aveva cinque anni. Poi il bambino tolto, perché dopo neanche due mesi che è morta mia figlia. Mi hanno tolto il bambino perché l'ho separata dandolo all'ex marito. Con un'altra donna, quindi in una situazione familiare eh, disastrosa per lui, perché lui le due figure predominanti che erano la mamma e la nonna, che ero io, di botto nel giro di due mesi le ha perse tutte e due. Per cui, Pisa, che mi telefonava la sua neuropsichiatra, ti prego Daniela, porta via il bambino da quella situazione, perché non so a che condizioni lo prendo. E e una storia... Una storia complicata di, di, di dolore, anche di difficoltà familiari che si assumono certo, spesso certo, in queste situazioni. Certo, poi certo, di perché esce, esce proprio la... Io dico sempre, ehm, la, persona, la persona in questi momenti di dolore o esci proprio vicino a Gesù quindi cresce, e cerchi la fede di Dio e dici Signore, ecco io ho questa croce, ti prego, aiutami a portarla come l'hai portata a te, oppure esce. Proprio la parte più negativa della persona e dall'altra parte è uscito proprio l'essere più negativo, più negativo. Quindi tu devi combattere questa cosa. E io mi ricordo sulla Bibbia, il passo della Bibbia, dove c'è cioè, sicuramente raccolto più lacrime possibile, è stata la pazienza di Giobbe. E io dico: sempre mi ha salvato quel passo, perché loro hanno cercato in tutti i modi di portarmi sull'altra sponda per non prendere Daniele. E, e lì invece, invece, su quel passo, il Signore mi ha dato veramente tanta, tanta 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 forza. Ecco il Papa dice che, ovviamente, quando la sofferenza tocca la carne, e tocca la carne della famiglia, c'è un di più di sofferenza. La sofferenza non c'è estranea, come se fosse un vicino di casa, ma, ma tocca le corde più profonde anche del nostro intimo. E qui, e qui eh, bisogna scoprire. Eh, la fede bisogna scoprire l'amore di Dio in quella situazione concreta. Allora prima di proseguire eh, con la vostra testimonianza vorrei ascoltare con voi le parole del Santo Padre eh, che parla di questo, malattia e famiglia. Nell'ambito dei legami familiari, la malattia delle persone cui vogliamo bene è partita con un dip. Più di sofferenza e di angoscia. È l'amore che ci fa sentire questo di più. Tante volte per un padre e una madre è più difficile sopportare il male di un figlio, di una figlia, che non il proprio. La famiglia, possiamo dire, è stata sempre l'ospedale più vicino. Ancora oggi, in tanti parti del mondo, l'ospedale è un privilegio per pochi e spesso è lontano. Sono la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle, le nonne che garantiscono le cure e aiutano a guarire. Il Papa dice che la famiglia è l'ospedale più vicino, è la famiglia che è vicino alla persona malata, è la famiglia che vive tutta la situazione. E quindi, in questo, in questo dolore, come si fa, Signora, ad andare avanti? Lei eh, penso che ha dovuto fare un passo dopo l'altro, anche di dei passi di fede, dei salti nella fede. Allora io non glielo posso dire perché sinceramente non pensavo eh, di avere questa forza e questa energia, quindi necessariamente qualcuno c'è perché sul passo, sul passo che ti dice quando tu ti senti, ti senti solo, c'è, cioè guarda per terra, vedi delle ombre e c'è qualcuno che ti sorregge. Io ti posso, posso assicurare che c'è veramente una situazione del genere perché io ho fatto delle cose che ripensando non non sarei stata mai capace di poterlo fare. Quindi, quindi c'è veramente qualcuno che ti dice devi andare avanti, che ti dice non ti preoccupare, che ti accompagno. E, e non è semplice, non è semplice perché ti trovi da sola, ti trovi impotente davanti alla malattia, impotente anche a livello, a livello eh, economico, perché io comunque... Mi sono, mi sono separata e ho dovuto lottare da sola con il mio lavoro. E infatti, il giudice mi ha dato Daniele proprio perché ho dimostrato anche che avevo il lavoro per portarlo avanti, perché poi Daniele è un bambino complicato, un bambino che... Eh, non mangia, quindi devi comunque. Eh, ancora oggi è alimentato con il plasmon, con la carne al plasmon, anche se io adesso piano piano riesce a masticare, a masticare le, delle, le, che posso dire io faccio le tagliate, eccetera. Riesce a masticare, ma lui fino ad oggi ha dovuto mangiare tutte, tutti i prodotti omogenizzati, tutto tagliato fino. Eh, frullato, Seguito proprio, proprio, proprio certo, l'alimentazione anche particolare perché questi bambini comunque hanno un'alimentazione particolare, seguirlo anche a livello di fisioterapia, perché lui comunque eh, mi hanno detto di fare la piscina, idroterapia. Che nonostante questo la, 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 la medicina non riconosce questa situazione, lui fa idroterapia e ippoterapia, e grazie a queste due situazioni Daniele riesce a stare dritto, riesce a mantenersi anche una colonna in un certo modo? A, viene ha recuperato. Certo, anche. certo, tantissimo, tantissimo, perché cioè, se uno allora. Daniele guardavano la patologia, leggevano la patologia e non lo guardavano, tutti i medici quando leggevano solamente non vedevano lui, mi, dice, mi guardavano e mi dicevano questa è una Marta, questa è una che sta squilibrata, perché io dicevo guardate non leggete là quello che c'ha, perché Daniele non è così. Ve lo faccio vedere? Sì, <ride> non è così. Ve lo faccio incontrare? Appunto, ve lo porto? Che cammina, riesce a parlare, riesce a dire qualcosa comprende tutto, cosa che avevano escluso completamente tutto questo. Ecco, tutto questo diceva grazie, questo, a una grazie spinta alla grazie alla spinta, alla forza, alla forza della persona, alla forza della. Io dico delle volte all'amore anche che ha ricevuto. Prima di tutto l'amore, perché l'amore fa fare miracoli. L'amore e anche dico delle volte perché anche sono sola. Sono sola perché cioè, comunque eh, non ho dovuto dare retta a nessuno perché ho fatto di testa mia, io andavo, pregavo. Dicevo Gesù, aiutami, aiutami, e non lo so, e in quell'attimo, e non è che lo posso dire io perché glielo, posso, poi glielo può anche confermare: le testimonianze ci sono anche le ragazze che avevo a studio da me. Dicevano, tu all'improvviso partivi una mattina e andavi a fare determinate cose che poi alla fine erano cose che risolvevano il tuo problema. E questo perché io pregavo e continuo ancora a pregare perché ancora non ho finito di pregare. Cioè io dico sempre, prego per mia figlia che mi dia, che gli dico sempre, tu che sei di là, dici a lui, dici a lui che mi serve una mano, gli dico sempre così, gli dico. E mi sembro delle volte, tipo, eh, che parlo con, con il mio Cristo lì e, e mi fanno delle volte, perché certo no, lui mi ascolta, non vi preoccupate che lui mi ascolta. Filo diretto con il cielo, sì, sì. sì. Eh, io penso che mia figlia questo filo me l'ha ricongiunto ancora di più invece di, di, di lasciarlo. Alcune volte dicono: Ma tu pensi solo a queste cose? Vai in chiesa, eh, cioè, io vado in chiesa perché mi dà la forza di sopportare il dolore che ho della perdita di due figli, il dolore che ho anche di Daniele, perché in alcuni momenti, cioè, non è che sono una donna bionica, in alcuni momenti, specialmente la notte, ti metti a pensare oddio adesso che faccio, oddio sono da sola, oddio se mi piglia qualcosa, come fa a chiedere aiuto? E queste sono, sono domande che un genitore lo fa spesso e volentieri. Continuamente, immagino. Don Gianni, eh, guarigioni, eh, questo numero... Di, che racconta eh, i santuari, parla di guarigioni, abbiamo sentito dalla signora guarigioni che però forse non sono palpabili eh, fisicamente ma che cambiano la vita. Intanto sono palpabili fisicamente perché quando io credo che dei telespettatori o telespettatrici sentano delle testimonianze come quella di Daniela che diciamo purtroppo non è l'unica, trovano la forza di continuare a vivere. E io vorrei ricordare un'udienza che il Papa ci ha concesso a noi con i bambini malati di tumore in quel caso, quando davanti al, alle parole che un papà ha detto, al papà di Andrea Maria, di un bambino di due anni e mezzo, che è nato con tanti problemi e che l'altro lunedì ho fatto il funerale a Roma a questo bambino, il Papa dopo aver ascoltato la testimonianza appunto di Fabrizio, e se non si alzò la testa, la Casa Santa Marta aveva le lacrime agli occhi e disse, voi mi chiederete perché. E io vi rispondo con due parole. Innanzitutto vi ringrazio perché davanti a me io ho dei piccoli, grandi eroi. E la seconda cosa che voglio dirvi, che neanche io so dirvi il perché, ma so darvi una risposta che spero sia la vostra certezza come è la mia, come quello che ha detto Daniela che la fede riesce a trasformare quello che è la vita. Non ci sono i miracoli, per i miracoli la gente pensa che sia quello che una persona che non cammina cammini, che un non vedente veda, ma c'è la forza di tante persone che ritrovano la gioia di continuare a vivere, così come Daniela, così come potrebbe essere la storia di Fabrizio, di Maria, quindi i genitori che hanno avuto questo dono, perché alla fine se si chiede a Daniela o a tutti questi... Chi è Daniele è un dono di Dio. Ecco, avere questa forza allora è il miracolo che oggi gli uomini non vogliono vedere, perché oggi noi abbiamo anche una malattia che non è fisica, ma è intima ed è quello di non saper vivere. Pensiamo a tanti giovani. Io penso per esempio a tanti ragazzi che non hanno degli ideali oggi, no? E non è questa una malattia, una malattia grave? E chi la cura? La cura soltanto quello che è una risposta, un abbandono in quello che è le braccia di Dio. No? E concludo, se così posso dire, con quello che è stato appunto l'esempio di Bernadette Subirù. Bernadette Subirù, visto che l'11 febbraio, quindi la pastorella dei Pirenei, lei che ha avuto il privilegio per ben 18 volte di vedere la Santa Vergine, disse: Io vorrei che si raccontassero soprattutto gli sforzi che i santi hanno fatto per vivere il cammino quotidiano piuttosto che pensare ai miracoli. Io mi auguro davvero che l'esperienza che Daniela ha raccontato possa essere una risposta a una persona sola che magari cerca un perché, cerca un motivo, posso dirlo, cerca un miracolo che spesso magari non riesce a vedere con gli occhi umani. Allora ecco degli occhiali speciali, gli occhiali della fede. Ecco scoprire, eh, diceva che anche nella sofferenza un dono, Ciao. brevissimamente il tempo corre, siamo già in chiusura, signora lei ha, ha fatto un incontro anche grazie ai pellegrinaggi, eh, ai treni Bianchi, sì, ha sì, incontrato... Sì, sì. Eh, Beh ho incontrato questa famiglia dell'Unità Alzi straordinaria, che ha dato la possibilità a me e Daniele di viaggiare, quindi anche questi viaggi a Daniele sono stati un motivo... Eh, in più di, eh, di, di proseguire e di, di curare la sua malattia, che è una malattia incurabile, insomma, perché lui comunque ha questo deficit, però è un bimbo straordinario, è un bimbo, solo vedere lui, allora, è spensierato, tranquillo, tu lo guardi, cioè... Io la sera, quando, cioè, non ve lo posso neanche spiegare perché è una cosa che uno la deve solo provare sinceramente. Allora io durante, la durante il giorno lavoro, cioè, mi so arrabbio con i clienti, corro. corro proprio perché io faccio la corsa con il tempo, proprio perché tutta la terapia, il lavoro e eh, la scuola, perché lui va a scuola. Tutto questo va anche a scuola, lui fa il terzo anno di agraria, quindi adesso ora gli stanno mettendo pure l'orticello perché si deve imparare a fare il contadino. Gli ho detto sbrigate perché così andiamo a... pure, ho detto le, Vendiamo pure le verdure con te dopo. E quindi c'è cioè, questa cosa così tutta di corsa, eccetera. E, e la sera che io me lo vedo lì davanti, perché lui sa che alle sei e mezza chiudo chiude lo studio e mi fa mamma, basta perché guarda sempre l'orario e quindi è finito, quindi mi ha dato il tempo massimo. E giochiamo, mi chiudo proprio, io mi dimentico, mi dimentico di tutto il mondo, sto lì che giochiamo, che lui si fa fare la coccola e mi stringe e ogni tanto pensa alla mamma sua perché dice mamma Valentina, mi fa mamma, io così e gli, fa, gli scende la lacrima, però io dico dove sta mamma Valentina? Nel suo cuore, e insieme con chi? Con Gesù mi fa. Basta, cioè io sto da ad Dio, cioè mi direte: Questo è pazza, questa è uscita. No, no, lo dovete solo che provare perché non sono pazza, è una gioia stupenda. Non, questa gioia ti gratifica talmente tanto che. Il, il ballo, perché ho provato anche quello, andare a ballare, cioè io mi sono divertita con il mio ex marito quindi ho provato queste situazioni e lei dice questa è stata una monaca di clausura ok no, assolutamente no, io sono stata una che si è divertita nella vita, però posso dire quello che mi sta dando ora Daniele, quello che mi sta dando la fede, questo percorso di Gesù, questo percorso di trovare la sua sofferenza nella mia sofferenza è quello che mi appaga più di tutti e quindi basta, che vi devo dire? E così ci ha detto tutto, mi sembra che non ci sono parole da aggiungere. Eh, chiuderei soltanto eh, con una proposta, un libro, Lourdes mi ha cambiato la vita, perché penso che qui possiamo trovare storie come queste, certo. o comunque eh, suggerimenti, aiuti per i momenti di buio per della vita. Per continuare a sperare. Per continuare a sperare, perché tutti... Eh, tutti noi possiamo avere un momento di buio qual qualsiasi sia la situazione ma in questo buio si può trovare c'è troppo... la luce e sempre siccome una questa luce. trasmissione è l'11 febbraio posso concludere con una preghiera che fece Daniele quando incontrò la Vergine di Lourdes per di Lourdes. la prima volta, la statua e quando Daniela gli disse saluta la Madonna, prega la Madonna io credo che la preghiera più bella a me è rimasta impressa nel cuore e sono sicuro che resterà impressa in tanti e Daniele guardando quella statua alzando il braccio disse ciao Madonna grazie tante e grazie di cuore della vostra testimonianza a voi. i nostri telespettatori hanno potuto ascoltare pregheranno anche in questa, in questa festa della Vergine di Lourdes e, e potranno continuare a riflettere su queste vostre parole grazie di cuore e buon proseguimento